Oggi parliamo dell'impugnatura e dell'imboccatura, ovvero come tenere l'armonica e come portarla alla bocca. L'armonica si può tenere nella mano sinistra ma anche nella mano destra. Inoltre si può cambiare mano mentre stiamo suonando. Personalmente parto con la mano sinistra. Con l'indice e il pollice vado a formare una C allungata e sostengo l'armonica così, in questa maniera. La C non deve essere troppo lunga e non deve essere neanche troppo inarcata così, un pochino oltre la metà dello strumento. Il dito medio lo metto dietro. In questo modo, quando suono, evito che l'armonica faccia questo movimento, questo tilt. Questo è come tengo io l'armonica in mano. Quando suono, posso cambiare mano. Nel caso che io voglia effettuare degli effetti, posso tenere l'armonica con le due mani, come nel caso del wah. In sostanza ho sempre la mia C col dito dietro che tiene bloccata l'armonica e con l'altra mano, in questo caso la destra, vado effettuare una chiusura. L'imboccatura invece prevede di portare l'armonica alla bocca in maniera naturale. Io utilizzo il dito indice che è qui sulla parte superiore per trovare la distanza esatta di quanta armonica introdurre nella bocca. Quando muovo l'armonica, il mio labbro superiore scorre sul dito indice. Le labbra devono sigillare la superficie a contatto con lo strumento per evitare la fuoriuscita di aria. L'aria che noi introduciamo o espelliamo deve passare tutta attraverso lo strumento. Le labbra devono rimanere morbide. Non ci deve essere tensione. I muscoli del braccio, la spalla, tutta la parte superiore e quindi anche il collo e la mandibola devono tutti rimanere rilassati. Manteniamo una posizione eretta, corretta. Non facciamo questo. Non facciamo questo, non facciamo questo, dobbiamo stare dritti. L'armonica è parallela al terreno, non la pieghiamo così in giù, non la pieghiamo in su, non facciamo questo. Non teniamo l'armonica qui sul bordo della bocca come una pipa. Io come riferimento prendo il bordo sinistro dello strumento alla fine della bocca. Sul lato sinistro. Ecco, oggi abbiamo imparato come tenere l'armonica in mano e come fare una corretta imboccatura.